Cari amici, abbiamo già detto nelle precedenti pillole che la Rerum Novarum, l'enciclica con cui inizia la dottrina sociale della Chiesa moderna, va collocata dentro l'intero progetto di Leone XIII, che comprendeva un quadro di nove encicliche strettamente legate tra loro. Se qualcuno mi chiedesse, ma per conoscere la dottrina sociale della Chiesa, da dove dovrei partire? Io risponderei così. Non direi parta dalla Rerum Novarum, ma direi parta dal quadro delle encicliche di Leone XIII, dove c'è la Rerum Novarum, ma dove ci sono anche le altre otto, nove in tutto. Il filosofo Augusto Del Noce aveva lamentato una volta che nessuno abbia provveduto a pubblicare le nove encicliche insieme e nell'ordine stabilito da Leone XIII, perché Leone XIII aveva dato anche questa indicazione. Aveva detto in che ordine sistematico leggere le nove encicliche del suo corpus dottrinale sulla dottrina sociale della Chiesa. Quindi il mio consiglio è questo. Non iniziate solo dalla Rerum Novarum, iniziate dall'intero quadro delle encicliche sociali di Leone XIII. E quali erano queste encicliche sociali? Ve le dico nell'ordine in cui dovrebbero essere lette, ordine suggerito dallo stesso Leone XIII. La prima è la Eterni Patris, sul quadro filosofico che si riferisce a San Tommaso d'Aquino e che fa da sfondo a tutto il discorso. Poi c'è l'enciclica Libertas, che si occupa del rapporto tra libertà e verità. Poi Arcanum Divine Sapienze, che riguarda il matrimonio cristiano, perché il matrimonio e la famiglia che nasce dal matrimonio sono il fondamento della società stessa. Poi c'è la enciclica Humanus Genus, sulla massoneria. La Diuturnum Illud sul fondamento dell'autorità. Che cos'è che legittima l'autorità politica e la sua, come dire, il suo potere nei confronti degli altri uomini? Poi c'è l'enciclica Immortale Dei, che riguarda la costituzione cristiana degli stati. Poi la Quod Apostolici Muneris, che riguarda il socialismo, il comunismo e il nichilismo, cioè le principali ideologie atee del suo tempo. Ecco che arriva la Rerum Novarum sulla condizione degli operai e poi la enciclica Sapienze Cristiane sui doveri fondamentali del cittadino nella vita pubblica, nella vita politica. Ecco, questo è il quadro delle encicliche di Leone XIII che riguardano la dottrina sociale della Chiesa. Tutte si legano e come vedete, da un lato c'è l'aspetto positivo, propositivo. Leone XIII con chiarezza dice qual è l'ordine della verità e della moralità della vita sociale e politica che deriva dal Vangelo. Dall'altro c'è anche l'aspetto negativo, l'aspetto della critica. E difatti Leone XIII condanna anche apertamente le molte ideologie del suo tempo che negavano alla radice i fondamenti razionali e cristiani, naturali e rivelati della vita comunitaria. Ecco allora il mio consiglio, ritorniamo a leggere interamente il quadro proposto da Leone XIII. Arrivederci, grazie.